Vediamo adesso un aspetto fondamentale che è la prevenzione dell'alluce vago. Come per ogni problema, sarebbe sempre meglio rispettare il detto prevenire è meglio che curare. In questo caso esistono diversi modi per prevenire l'alluce vago, che in gran parte sono anche gli stessi che permettono di rallentarne il decorso. Innanzitutto è fondamentale come rimedio, e come già scritto nella sezione precedente, mantenere un peso equilibrato in relazione alla propria corporatura, evitando quindi di superare il proprio peso ideale perché sollecita e rischia di logorare quasi tutte le articolazioni, e in particolare quelle dei piedi, che sostengono per gran parte del tempo tutta la nostra struttura corporea. Secondariamente è di sicura importanza fare attenzione al tipo di calzature utilizzate, cercando di rendersi conto della loro comodità, funzionalità e del fatto che non influenzino la naturalezza della camminata e dei movimenti. Per quanto riguarda quest'ultima considerazione, è importante, nel caso in cui ci siano dei dubbi sulla propria postura o delle presunte deformazioni come un principio di alluce vago, approfondire il discorso e valutare l'eventuale utilizzo di sistemi e strumenti che aiutino a diminuire il sovraccarico sulle articolazioni e sui piedi. Ci sono anche degli esercizi molto semplici che aiutano a prevenire l'alluce vago in modo molto naturale ed economico. Un esercizio consiste nell'allungare l'alluce e le altre dita dei piedi stendendole singolarmente per una decina di secondi. Puoi anche fletterle, cioè piegarle, su una parete e tenerle in questa posizione sempre per una decina di secondi. Un consiglio molto importante che bisognerebbe applicare sempre è quello di camminare utilizzando ogni parte del piede. Un altro esercizio molto utile consiste nell'afferrare e rilasciare ripetutamente un abito o del semplice tessuto con le dita dei piedi. Camminare sulla sabbia a piedi nudi o su terreni sconnessi è un buon esercizio di mobilizzazione per le dita dei piedi e di prevenzione all'alluce vago. Concludendo, è doveroso aggiungere un consiglio più generale che consiste nello svolgere degli esercizi fisici per l'elasticità della schiena e per mantenere sane e attive le nostre articolazioni. Giunto a questo punto, qualora non avessi già fatto, ti invito a scoprire il metodo Connectis per eliminare definitivamente il problema all'alluce vago. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo o nella descrizione presente su YouTube sotto a questo video. Ti auguro il meglio. Ciao, da Antonio Sacchiero.